Finisce in parità l'atteso big match della settima giornata fra il Pidiense Cascinare e Maceratese al termine di una gara spettacolare che ha regalato mille emozioni ad un folto pubblico presente. Un pareggio sostanzialmente equilibrato, anche se le due squadre fino alla fine hanno cercato la vittoria con insistenza e coraggio. Molti ex fra le due compagini al via, in campo e fuori. Maceratese priva del fantasista Gian Domenico e Di Massetti, locali privi invece del solo Colella influenzato. Ad arbitrare il fuori regione somma che ha lasciato qualche perplessità. Ma andiamo con la ricca cronaca della gara. Inizio subito folgorante della Maceratese. Al primo tiro dai 20 metri di Carboni, fra i più positivi Marinelli e Vigile e Devia. All'11° la risposta dei locali, cross dalla destra di Mannocchi al centro, velo di Trudo per la corrente Gianandrea che però da buona posizione alza di troppo la mira. Al 16° la Maceratese però è in vantaggio, è l'ex cacciatore ad approfittare di una corta respinta di Marinelli sul tiro di Rosi con il bomber che da due passi si avventava ed inzaccava portando avanti i biancorossi. Al 24° uscita a maldestra di Carfagna, pallonetto dal limite di mezzanotte, palla che esce di poco sopra la traversa. Al 29° il Pidiense Cascinare ancora pericoloso, punizione di Romagnoli per Marasca, conclusione violenta dai 20 metri che impegnava Carfagna la difficile deviazione in corner. Al 40° numero di Rosi sulla destra, pallonetto velenoso su cui Marinelli interveniva deviando in corner con uno scatto da super. Nella ripresa subito un cambio nelle file del Pidiense Cascinare, dentro Bracciotti, fuori Gianandrea. Ma l'inizio è della Maceratese che con Cacciatore dopo appena 50 secondi sfiora il palo con un tiro dalla distanza. Al quarto è ancora i biancorossi a essere pericolosi, Bucci sugli sviluppi di un corner, andava a colpire di testa ed impegnava il portiere Marinelli alla difficile parata, poi lo stesso estremo difensore si salvava con l'intervento di un difensore in corner. Al 12° però arrivava il pareggio del Pidiense Cascinare, capolavoro di Marasca che liberava un gran tiro dalla distanza, tiro secco e potente che scavalcava Carfagna per il pareggio bianco-rosso-blu. Nemmeno il tempo di esultare, la Maceratese sfiorava di nuovo il vantaggio, ancora con Rosi, incontenibile, conclusione bassa, deviazione di Marinelli in corner con le mani. Al 16° ancora emozione non finire, capovolgimento di fronte, la squadra di casa è pericolosa e sfiora il raddoppio con lo scatenato Marasca che dalla distanza ravvicinata chiamava Carfagna ancora a una difficile deviazione. Al 18° era il preludio al gol e arrivava grazie ad un gol di mezzanotte che servito da Trudo in posizione regolare batteva il portiere Carfagna in uscita fra il boato del Ciccalè. Al 22° Maceratese in 10, ben fatto, già ammonito per proteste veniva espulso dal signor Somba, complicando le cose per la formazione biancorossa già sotto di un gol. Ma al 41° arrivava il pareggio degli ospiti, tiro di Rosi in area, deviazione di Marinelli, respinta corta dove si avventava nuovamente Cacciatore che bissava il gol del vantaggio iniziale, pareggiava i conti per la Maceratese, firmando la sua doppietta personale. Al 44° è clamorosa l'occasione fallita dalla Maceratese, Rosi fuggiva sulla destra, crossava al centro per Cacciatore che incredibilmente metteva fuori a porta praticamente vuota.